Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, aiutatemi a far arrivare il canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo ancora dello sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti e almeno fino a maggio 2026. Questo sarà l'ultimo episodio della serie dedicato a questo argomento. Non perché non mi appassioni più, ma perché questo sciopero è finalmente finito. Dopo 148 giorni in cui gli sceneggiatori americani non hanno né acceso i computer né fatto la punta alla matita, finalmente il sindacato chiamato WGA ha raggiunto il cosiddetto Minimum Basic Agreement con l'associazione dei produttori. Ce l'hanno fatta. Ho già fatto 4 episodi su questo argomento che compariranno in quest'angolo del video, quindi se siete rimasti indietro potete andare a recuperare le informazioni più importanti. Chi ha vinto questa battaglia di nervi? Gli sceneggiatori si sono arresi per fame, come desideravano i produttori? O i produttori hanno capito che sì, è vero, il mondo va avanti, il progresso non ha ostacoli, ma non può pagarne le conseguenze solo una categoria? Scopriamolo insieme. Camera and motherfucking sound! Breve riassunto delle puntate precedenti. Come è sempre accaduto a Hollywood, ad un avanzamento tecnologico è sempre coinciso uno sciopero di sceneggiatori, di attori o di entrambi. È successo quando nelle case degli americani è arrivata la televisione, è successo quando nelle case degli americani è arrivato il videoregistratore ed è successo quando è stato inventato il cosiddetto on demand. Quale malefica invenzione ha spinto gli sceneggiatori a scioperare quest'anno nel 2023? Beh, a dir la verità sono due: i servizi streaming e l'intelligenza artificiale. Cosa fanno di male le piattaforme streaming? In poche parole, costringono gli sceneggiatori a periodi di lavoro più brevi e a paghe più basse. In più, lo streaming paga pochissimi residual, cioè quella percentuale dei profitti che il film o la serie fa generare allo studio, e che una parte di questi profitti finiva sempre nelle tasche degli sceneggiatori. Maggiore era il successo, maggiore era il guadagno, come in qualsiasi campo commerciale. Lo streaming non ha mai ragionato così, bensì ha ragionato su una serie di tabelle che venivano calcolate su una quantità di abbonati che però adesso è stata ampiamente superata. Morale della favola, gli studios guadagnavano sempre di più, gli sceneggiatori guadagnavano sempre di meno. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nell'episodio intitolato Il frigorifero temporale ho ampiamente dimostrato che ChatGPT può effettivamente creare una bozza di progetto di serie in 5 secondi netti. E direi che non devo aggiungere altro sulla pericolosità di questa invenzione per chi scrive per campare. A maggio 2023 il WGA ha fatto delle proposte, ad agosto 2023 con molta calma i quattro cavalieri dell'apocalisse, cioè Disney, Universal, Warner Brothers e Netflix, hanno fatto delle controproposte, ma in malafede hanno reso pubbliche queste controproposte facendo saltare di nuovo di fatto il tavolo delle trattative. Ma a settembre queste trattative sono riprese e si sono finalmente concluse, perché per quanto i produttori propagandino di poter fare a meno degli sceneggiatori, tra la propaganda e la realtà c'è sempre il compromesso. Quindi andiamo a vedere che cosa gli sceneggiatori hanno ottenuto in questo NBA che durerà fino a maggio 2026, anno in cui probabilmente inventeranno la macchinetta per filo viaggiare teorizzata da James Cameron in Strange Days, e quindi torneremo al punto di partenza. Gli sceneggiatori chiedevano un aumento delle paghe minime perché, lavorando per periodi di tempo inferiori rispetto al passato, chiedevano appunto un adeguamento delle paghe. Come a dire, ok, lavoriamo meno, però non vogliamo perdere quello che è il nostro range di guadagno abituale. Su questo punto i produttori hanno ceduto, con aumenti tra il 3,5% e il 5% per i prossimi 3 anni per gli sceneggiatori base, e aumenti tra gli 8.500 e gli $11.300 circa a settimana solo per gli sceneggiatori che rientrano nel cosiddetto articolo 14, cioè quegli sceneggiatori che sono anche produttori della serie.
gli sceneggiatori chiedevano di essere pagati per il secondo second step, cioè la riscrittura della loro stessa sceneggiatura. In passato era prassi inserire il costo di questo second step nel prezzo di acquisto della sceneggiatura stessa, ma adesso che gli sceneggiatori lavorano meno e guadagnano leggermente meno, invece vogliono essere pagati per questo second step. E anche in questo caso i produttori hanno, tra virgolette, ceduto. Quindi da oggi il second step verrà regolarmente pagato agli sceneggiatori. Una volta si scrivevano sceneggiature solo per film che uscivano al cinema, che andavano in televisione o che uscivano direttamente in DVD o on demand. Oggi invece esistono i cosiddetti SVOD movies. Cosa vuol dire SVOD? Vuol dire subscription video on demand, cioè i servizi streaming come Netflix o Disney Plus. Se scrivi un film per uno streaming studio che se lo produce e se lo distribuisce per i fatti suoi, i prezzi delle sceneggiature sono molto diversi, molto più bassi rispetto a un film scritto per il cinema. Per questo gli sceneggiatori chiedevano di adeguare le paghe e i residual per le sceneggiature dei film SVOD con budget superiore ai 12 milioni di dollari a quelle dei film per il cinema. I produttori, con qualche piccola modifica, hanno ceduto anche qui. Il valore di una sceneggiatura per un film SVOD raddoppierà da 50.000 a 100.000 dollari per quei servizi streaming con più di 20 milioni di abbonati e per film con budget superiore ai 30 milioni di dollari, più un incremento base di 74.000 dollari dei residual. In passato le serie televisive erano composte da 24 episodi da 50 minuti l'una, iniziavano a settembre e andavano avanti per 6 mesi. Per produrre una serie di questo tipo a volte ci voleva anche più di un anno e per questo veniva impiegato un nutrito numero di sceneggiatori, sia per sviluppare e scrivere la serie, sia per riscrivere e aggiustare in corso d'opera le sceneggiature durante le riprese. Quindi una serie, chiamiamola vecchio stile, garantiva ad uno sceneggiatore anche fino a 2 anni di lavoro. Oggi non è più così, il numero degli episodi di una serie non ha più una regola, varia da 6 a 8, 10, 12, ognuno fa un po' come gli pare e anche la durata del singolo episodio va un po' a sentimento. Questo crea un'oscillazione estremamente variabile del numero degli sceneggiatori impiegati nella scrittura di una serie, perché non c'è una vera e propria regola. Su questo punto gli sceneggiatori hanno chiesto di inserire una regola che, secondo loro, avrebbe dovuto prevedere l'impiego di un numero di sceneggiatori che va da 6 a 12 scrittori per quelle serie con più di 6 episodi. L'offerta dei produttori accettata dal WGA prevede l'impiego di 6 sceneggiatori, 3 chiamiamoli base, 3 sotto l'articolo 14, quindi sceneggiatori produttori, per serie fino a 6 episodi, quindi effettivamente 6 sceneggiatori per 6 episodi. 8 sceneggiatori, 5 base più 3 sceneggiatori produttori per serie tra i 7 e i 12 episodi, 9 sceneggiatori, 6 base più sempre i soliti 3 sceneggiatori produttori per serie con più di 13 episodi. Ovviamente questa regola non si applica a tutte quelle serie i cui episodi sono scritti da un unico scrittore, come per esempio The White Lotus, interamente scritta da Mike White. Le cosiddette mini rooms, cioè writing room con soli 4 sceneggiatori più lo showrunner che lavorano per un periodo molto breve di tempo allo sviluppo di una serie, non verranno abolite come chiedeva il WGA, ma gli scrittori che verranno chiamati a lavorare in queste mini rooms guadagneranno il 25% in più rispetto alla paga minima e direi che è un compromesso niente male per gli scrittori. Ovviamente ora vedremo proliferare serie da 6 episodi o da 12 divise in 2 senza nessun motivo narrativo apparente se non quello di risparmiare sul numero degli sceneggiatori. Altra regola che gli sceneggiatori hanno chiesto di inserire in questo NBA riguarda la durata minima di impiego per uno scrittore in fase di sviluppo, scrittura e realizzazione di una serie. Anche qui i produttori hanno ceduto, passando dal fammi un po' come cazzo ci pare a 10 settimane garantite in fase di sviluppo, 20 settimane in fase di scrittura e 20 settimane di impiego per 2 sceneggiatori produttori anche durante la realizzazione della serie, quindi durante le riprese insieme allo showrunner. E questa vi assicuro che è un'enorme
un'enorme vittoria del WGA. Intelligenza artificiale, il WGA chiedeva il divieto assoluto di utilizzare un AI per produrre qualsiasi tipo di materiale narrativo, sinossi, soggetto, trattamento o sceneggiatura. Sinceramente, per quanto mi inquieti sapere che esiste una tecnologia che possa sostituirsi ad uno scrittore, ho sempre pensato che il WGA su questo argomento non avrebbe mai potuto vincere la sua battaglia. Per un semplice motivo: non puoi fermare il progresso. Certo, possiamo dibattere per mesi se questo presunto progresso sia un bonus o un malus per la società, per un processo industriale o semplicemente per la qualità di un film o di una serie. Ma le innovazioni tecnologiche, da quando esiste l'umanità, sono sempre stato un treno in corsa e nessuno è mai riuscito a fermarle. Infatti, i produttori hanno ottenuto il permesso di utilizzare un'intelligenza artificiale per produrre materiale narrativo, con qualche paletto etico, tipo un AI non verrà mai accreditata come autore di un soggetto o di una sceneggiatura. In più, i produttori dovranno pagare gli sceneggiatori assunti per lavorare su un progetto generato da un AI come se il progetto fosse loro, quindi a paga piena. Non potranno mai obbligare uno sceneggiatore ad usare l'AI per sviluppare un progetto e dovranno sempre avvisare lo sceneggiatore che il materiale su cui sta lavorando è stato eventualmente generato da un AI. Che dire, questo da parte dei produttori è un gol di mano alla Maradona, di quelli che cambiano il corso degli eventi. È uno di quei gol che, anche se non cambiano il risultato finale della partita, minano la fiducia della squadra in vantaggio, ma soprattutto sovvertono le regole del gioco. Pensate ad una serie come One Piece, di cui ho un grande fan proprio qui in casa. One Piece da vedere assolutamente. Che consiglia, tra l'altro. Comunque, dicevo, pensate ad una serie come One Piece, tratta da un manga con più di 100 volumi e da un anime con più di 1000 episodi. Basterebbe dare in pasto a ChatGPT tutto questo materiale, con un minimo di paletti, di durata e di plot point, e ciao ciao sceneggiatore. Come mi sono chiesto più volte, noi pubblico siamo disposti ad accettare questo cambiamento? Forse mi faccio troppi scrupoli, anche perché personalmente credo che un'intelligenza artificiale, per esempio, potrebbe solo migliorare le fiction Mediaset o Rai. Ma quando parliamo dell'orticello di casa nostra, stiamo parlando veramente di prodotti pensati per quattro gatti. Quello che fanno Hollywood, invece, ha risonanza in tutto il mondo. Quando uno sceneggiatore americano scrive un film o una serie, ha il mondo come target. La sensibilità, il talento, la cultura personale avranno ancora un valore in questo mestiere? O dovrei essere semplicemente veloce ed accondiscendente per fare carriera in questo settore? Andiamo a vedere che cosa è successo all'ultima grande sfida di questa diatriba, cioè quella sui residuals. Cosa sono i residuals? Lo so, vi sto annoiando tantissimo, ma ripetita Juvent. La faccio breve: se un film è costato 10 e ha fatto profitto 100, e vi ricordo che il profitto è incassi meno il budget e le investor share, di quei 90 che avanzano, una piccola percentuale è sempre andata nelle tasche degli sceneggiatori. Gli streaming studios non ragionano così. I residuals non sono calcolati sull'effettivo successo del prodotto, ma sul numero di abbonati alla piattaforma. 3 anni fa gli abbonati alle piattaforme streaming erano un numero nettamente inferiore a quello di oggi, quindi il WGA ha chiesto, da questo punto di vista, un aggiornamento. In più ha chiesto di calcolare i residuals sulle effettive ore di visualizzazione del singolo film o della singola serie. Ecco cosa hanno ottenuto. Per quei film e quelle serie che vengono visti dal 20% o più degli iscritti americani di una piattaforma, quindi solo il mercato domestico, gli attuali residuals verranno raddoppiati. Nello specifico, per soggetto e sceneggiatura di un episodio di un'ora circa di una serie, se quella serie viene vista da almeno il 20% o più degli abbonati americani alla piattaforma, i residual che vanno in tasca allo sceneggiatore passano da $30,000 a $60,000, più un premio aggiuntivo di $16,500 circa.
Per i film vale la stessa cosa, solo che il premio di $40,500 verrà elargito solo agli sceneggiatori dei film con budget di minimo $30 milioni. Questa soglia del 20% degli abbonati domestici, quindi solo americani, è equa oppure no? Attualmente Netflix negli Stati Uniti ha 75 milioni di abbonati, quindi vuol dire che per accedere a questo bonus almeno 15 milioni di abbonati devono vedere il tuo film o la tua serie. Come viene calcolato questo numero? Si prendono le ore di visualizzazione del film e della serie e si dividono per la durata del film e della serie. Esempio, se un film di 2 ore ha 40 milioni di ore di visualizzazioni, si ipotizza che 20 milioni di persone lo abbiano visto, anzi 20 milioni di abbonati. Con questi numeri in testa andiamo a vedere cos'è successo, per esempio, da gennaio ad oggi in casa Netflix, che è l'unico streaming studios che rende pubblici i dati sulle ore di visualizzazione. Dal 1 gennaio ad oggi diversi film hanno superato la soglia del 20% degli abbonati, tra cui You People, Extraction 2 e Your Place or Mine. Attenzione, stiamo parlando di film prodotti direttamente da Netflix e distribuiti direttamente da Netflix, non di film usciti al cinema e poi messi in streaming, e stiamo parlando solo del pubblico degli abbonati americani. Per le serie, invece, l'unica che per ora ha superato la soglia dei 15 milioni di iscritti è The Night Agent. I dati su One Piece, che è la grande uscita di Netflix degli ultimi mesi, non sono ancora stati resi noti, quindi non so se ha superato questa soglia. Però secondo me fa abbastanza notizia che una sola serie in 10 mesi su Netflix abbia superato la soglia dei 15 milioni di abbonati. Questo secondo me è uno specchio di come gli americani utilizzano Netflix, evidentemente più per guardare film che non per guardare serie, cosa che invece facciamo molto di più noi europei insieme agli asiatici. E questa considerazione la faccio soprattutto pensando allo spin-off di Bridgerton, cioè la serie dedicata a Queen Charlotte, uscita su Netflix nel 2023 e vista da 81 milioni di abbonati nel mondo, ma in America da meno di quei 15 milioni necessari per accedere ai bonus residual. Credo sia un interessante spunto di riflessione. Questo cosa vuol dire? Che noi europei abbiamo più tempo per stare a bingiare serie su Netflix? Secondo la mia modestissima opinione, secondo me negli Stati Uniti Netflix viene utilizzato più come un servizio casalingo. Gli americani di solito spendono cifre astronomiche per i loro home theater e questo potrebbe spiegare il consumo maggiore di film rispetto alle serie. Noi europei siamo evidentemente più lo-fi, guardiamo Netflix sul telefono o sull'iPad e, stando ai freddi numeri, ci passiamo effettivamente più tempo. Forse siamo più dipendenti dagli smartphone? Può essere. Comunque, questo sui residual è un punto a favore degli sceneggiatori oppure no? Secondo me nel breve periodo no, ma nel lungo periodo potrebbe diventarlo. Perché fra 3 anni, quando l'NBA dovrà essere ridiscusso, i dati sul consumo effettivo dei prodotti sulle piattaforme streaming sarà più chiaro e condivisibile. E soprattutto vedremo se i vari Netflix, HBO Max, Disney Plus e compagnia bella avranno raggiunto o meno il loro plafond. Se tutto il mondo si sarà abbonato, cosa di cui dubito fortemente, o se invece il numero di abbonati si sarà assestato su una fetta di pubblico che però non sarà più in grado di tenere in piedi la baracca. Cosa succederà allora? Beh, succederà che si tornerà necessariamente al passato. È ipotizzabile che più film originali torneranno al cinema ed è ipotizzabile anche un rinascimento della vecchia televisione, che spero avrà imparato la lezione dagli streaming studios che non esiste un pubblico infinito e che sicuramente avrà imparato anche a mettere in atto politiche produttive e distributive decisamente più snelle rispetto al passato. Secondo me è una possibilità quella che i vecchi network risorgano dalle carcasse dei nuovi network, con la speranza però che non commettano i loro stessi errori, altrimenti ci daremo tutti ai podcast. E così finisce l'appassionantissima, almeno per me, storia dello sciopero degli sceneggiatori. Lo sciopero degli attori è ancora in corso, perché l'associazione dei produttori non ha ancora raggiunto un accordo con gli attori, ma adesso è arrivato il momento di parlare di birra. E che birra abbiniamo a questa grande storia di resistenza, rivoluzione e progresso inarrestabile? Ovviamente abbiniamo una birra che
viene dall'America, cioè in realtà è la birra italiana, ma è una ricetta americana, e come tante altre cose che vengono dall'America, è una di quelle cose che ha spaccato il mercato, perché diciamocelo, gli americani sono un popolo, per carità, con mille difetti, sono esagerati, sono vendicativi, sono egocentrici, ma è innegabile che non solo hanno una creatività a volte fuori dal comune, ma attorno hanno anche un sistema che questa creatività la finanzia, la sorregge e, come nel caso degli sceneggiatori, la difende. E da questo punto di vista, da parte mia, massimo rispetto. Quindi cosa ci beviamo? Ci beviamo un IPA, quindi un India Pale Ale, ma in stile americano, quindi con una luppolatura esagerata, come sono esagerati gli americani. La birra si presenta con un bel colore ambra nel bicchiere, con una bella schiuma e soprattutto profumatissima. Al naso queste belle note di agrumi e frutta tropicale, in bocca l'amaro delle resine del luppolo. E infatti questa birra del birrificio Apuano si chiama Cazzi Amari, un po' per giocare con il fatto che le IPA sono notoriamente delle birre amare, un po' perché mi sono messo nella testa degli speaker del WVGA che, trovandosi davanti ai quattro cavalieri dell'apocalisse di Hollywood, si sono detti questi potrebbero essere Cazzi Amari. Quindi siamo arrivati alla fine di questa avventura dello sciopero. Un po' mi dispiace, perché mi piaceva fare questi episodi, questa grande storia americana abbinata ai Cazzi Amari del birrificio Apuano. Ci vediamo nei prossimi episodi con film in uscita, serie, tutto quello che fa grandi storie. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.